fatto il cosiddetto lazzaretto, tra virgolette, perché tale è, si è arginata questa zona, senza un presidio, un'assistenza sanitaria che potesse essere all'altezza. Migliora la situazione nella zona rossa abruzzese. Nell'ultima settimana nessun nuovo ricovero. Graziano Picciutoli, però, medico di base di Castilenti, ci spiega le criticità. Per l'emergenza coronavirus non si è più in grado di offrire l'assistenza adeguata a chi soffre di altre patologie. È stato creato il lazzaretto. Ci stiamo preoccupando di una situazione emergenziale come è giusto che sia, ma senza pensare al territorio e alla restante parte appunto delle patologie. Non è che le altre patologie vadano per l'appunto in ferie, ma esistono ancora. Ci siamo dimenticati ancora una volta che esistono tutte le altre patologie croniche abbandonate. Io le dico che ci sono pazienti abbandonati a loro stessi, un paziente scompensato da un punto di vista cardiaco, se non lo prendi in tempo, nel giro di 3-4 giorni, quello arriva all'exitus, non c'è verso. Secondo il medico di base, la telemedicina non è ancora una strada percorribile, ma occorre attrezzarsi per sorvegliare adeguatamente i malati cronici. Un'auto medicalizzata, un'ambulanza con a bordo appunto il minimo sindacale che giri nella vallata sarebbe il minimo indispensabile, se non ipotizzare, come qualcuno già avrebbe fatto, ma la densità di popolazione forse questo non lo permette, un ospedale da campo, un mini ospedale da campo. Altro problema è quello dei dispositivi di protezione individuale. I medici di base sono tra le categorie più esposte al rischio contagio e il dottor Picciutoli si è munito di maschera, mascherina, occhiale e tuta protettiva, ma questo materiale se l'è dovuto procurare autonomamente. A distanza di un mese e mezzo della situazione per l'appunto emergenza, noi non siamo stati forniti di nessun presidio sanitario idoneo, adeguato. Le uniche cose che ci sono pervenute è questa mascherina, non so se me la riesce a vedere, con quest'altra mascherina che direi quasi appunto una carta igienica, quindi ridicolo.